Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Buonasera, sempre in diretta 21 e 25 con Focus, è iniziata la grande festa degli alpini. Treviso assediata da 75.000 penne nere per la 90esima adunata nazionale. È davvero un evento straordinario, 75.000 gli alpini che parteciperanno poi allo sfilamento di domenica che noi seguiremo in diretta. Domani sera saremo in Piazza dei Signori con Antenna 3 per un collegamento che inizierà intorno alle 21 con i protagonisti di questa seconda giornata del sabato e soprattutto la giornata di domenica, vi dicevo, con l'imponente manifestazione che attraverserà le vie del centro. Ovviamente Treviso è blindata, ci saranno domenica i cecchini sui tetti per dirvi quali sono le misure per garantire la sicurezza in un momento piuttosto difficile, ma oltre a quello che accadrà nei prossimi due giorni, vogliamo anche stasera parlare di quanto è successo in Consiglio regionale. C'è uno scontro violento all'interno della maggioranza tra il presidente Ciambetti e l'assessore Donazzan, che si sono scontrati sulla concomitanza, dice Elena Donazzan, in maniera polemica, di due date che erano importanti e che sono cadute però nello stesso giorno, cioè la ricorrenza del 220° anno della caduta della Serenissima nel Consiglio regionale di oggi, e ricordata nel Consiglio regionale di oggi, e l'alzabandiera. E quindi la Donazzan ha detto: io non vado al Consiglio regionale perché vado su Grappa. Ciambetti ha detto poteva andare ad entrambe di queste manifestazioni. È entrato a gamba tesa Nicola Finco, ha chiesto alla Donazzan se non si ritrova con quanto deciso dalla Lega, un passo indietro. Quindi davvero uno scontro forte in cui ovviamente le opposizioni si sono date da fare contro la Giunta. Vi presento gli ospiti di questa sera, quindi parleremo della grande festa ma anche di questa polemica all'interno della Giunta regionale. Giorgio Tronca di Prima il Veneto, buonasera Tronca. Buonasera. Settimo Gottardo, ex sindaco di Padova, buonasera. Buonasera, buonasera Gottardo. Buonasera a tutti. Ivan Palasgo, presidente dell'API di Venezia. Buonasera. Presidente, il sindaco di Scorzè, Giovanni Battista Messiner. Buonasera. Buonasera sindaco, l'onorevole Remo Sernagiotto, direzione Italia. Buonasera direttore. Buonasera. Buonasera. Leopoldo Bottero, dirigente d'azienda. Buonasera. Buonasera. Il sindaco di Saletto di Montagnano, Michele Sigolotto. Buonasera. Grazie anche a lei sindaco, e l'avvocato Stefano Marrone. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Ovviamente è difficile arrivare in centro a Treviso, si può arrivare solo a piedi in pratica. Ci sono gli accampamenti un po' ovunque degli alpini, una grande festa, vi dicevo, tantissima gente, 500.000 persone previste soprattutto la domenica, ma intanto il grosso degli alpini è già arrivato in città. Allora partiamo però dal primo servizio e vediamo cosa è successo nei dettagli in questa giornata di polemiche e di veleni anche all'interno della Giunta regionale. Vediamo.
Il Consiglio straordinario sulla commemorazione della caduta della Serenissima, avvenuta il 12 maggio 1797, va in scena grazie ai Tosiani e al consigliere ex PD Piero Ruzzante, che garantiscono il numero legale messo a rischio dalla diserzione di Forza Italia. La maggior parte dei consiglieri di opposizione ha invece scelto polemicamente di presenziare all'alzabandiera alpino di Treviso. Ci sono andato anch'io, osserva il presidente Roberto Ciambetti, e sono arrivato qui puntuale per presiedere la seduta. Treviso dista 30 km da Venezia, per chi sa leggere un po' di carte geografiche, ma non tutti possono farlo e ci mancherebbe, e quindi era possibile essere presenti benissimo dalle 9 fino alle 9:20 a Treviso in centro ed essere qua con l'auto mia privata alle 10:05 per iniziare la seduta. Ciambetti non risparmia una frecciata alla sua compagna di maggioranza Elena Donazzan, assessore regionale a lavoro e istruzione, che 24 ore prima lo aveva invitato a lasciar perdere il consiglio e raggiungerla sulla cima del Monte Grappa per celebrare l'unità nazionale insieme agli alpini. Qualcuno probabilmente è povero di idee ed argomenti e si nasconde dietro gli alpini, e questo mi dispiace molto per gli alpini e dà molto fastidio agli alpini questa cosa, si nasconde dietro appunto a questioni che lo volevano comunque lontano da quest'aula. Il compito del Consiglio regionale prima di tutto è rappresentare i cittadini che lo hanno eletto in Consiglio regionale. Sulla stessa linea il capogruppo leghista Nicola Finco, che invita Donazzan a tornare nei ranghi o in alternativa a presentare le proprie dimissioni. Non capisco la presa di posizione dell'assessore Elena Donazzan, certo è che queste polemiche non fanno altro che far male alla maggioranza, però penso che l'assessore dovrebbe anche prendere una decisione. Se non gli va bene l'alleanza con la Lega, faccia ovviamente un passo indietro, decida da che parte stare, perché è troppo comodo vincere con la Lega e poi criticarla continuamente sulle strategie politiche. Servizio di Tommaso Stoppa, in effetti volano gli stracci, tra poco ci collegheremo con Lucio Zanatto per il primo collegamento in diretta da Treviso, però onorevole Sernagiotto, c'è dietro questa polemica una guerra tra, diciamo, fautori dell'unità nazionale e autonomisti, indipendentisti, c'è sotto qualcosa o no? Secondo lei? Io conosco molto bene tutti i personaggi che abbiamo visto, da Roberto Ciambetti, sono stato molto anni con lui. Certo, la Donazzan è un patriota nazionalista, che però in Veneto, se vuoi vincere, devi stare con gli amici della Lega che hanno una visione diversa, e tutte le volte che ci sono problemi di questo tipo emergono la propria visione. A Elena Donazzan viene in consiglio con le scarpe bianche, rosse e verdi. A molti di quei leghisti già la parola Italia che gli fa venire l'orticaria. Cioè, è tutto normale. Poi, vuoi governare un patriota come la Donazzan vuole governare il Veneto? Se non fai l'accordo con la Lega, i patrioti in Veneto hanno il 3-5%, 2, non lo so. Cioè, dobbiamo essere chiari, perciò non c'è nulla. Finirà tutto fra 4 giorni, perché resteranno insieme a governare. Poi, sulla qualità della Donazzan come assessore nel proprio settore, molto preparata, io non ho nulla da dire, la conosco molto bene. Finco lo conosco molto bene, solo che mi sembra il capogruppo adesso Finco. Esatto. E queste dichiarazioni dette da un consigliere è una scaramuccia, dette dal capogruppo Un certo peso, hanno un peso diverso. Allora, grazie onorevole, poi ci torniamo. Ovviamente vedo Lucio Zanatto collegato, quindi gli do subito la linea. A te Lucio, grazie. Buonasera direttore, buonasera telespettatori di Veneta. Vi voglio far vedere la Vespa, perché noi questa sera cercheremo di raccontarvi la donata degli alpini dalle varie sedi. Siamo con il gruppo alpini di Chiarano Fossalta Maggiore, adesso vi porto dentro immediatamente con il primo collegamento. Vedete, si sono organizzati dentro le case, come vedete qui c'è già una il posto dove la gente mangia, dove la gente poi dormirà fino a domenica, e poi naturalmente sfilerà domenica, che noi seguiremo come Rete Veneta. Eccoli qua, come vedete è la cosa più importante è stare in compagnia, c'è la frittura di pesce, c'è guardate che cosa è già pronto per tutta questa gente, e guardate quanta gente. Un saluto al focus di Rete Veneta. Allora, il capogruppo, eccolo qua. Allora, capogruppo, il suo nome? Dario Agostino, quanto tempo state aspettando di fare questa cosa? Un anno? Anche di più. Anche di più, vi siete organizzati bene? Sì. Tre giorni di festa? Tre giorni anche di più. È da giovedì, da ieri che siamo... Cosa vuol dire per un alpino partecipare a una donata? Tutto.
Tutto? Tutto. Bene, allora l'ultima battuta la faccio con Gianni Trucolo, che ci sta dando una mano anche con la luce. Gianni Trucolo, allora, alpino da quanto tempo? Ah, dal 53. No, anzi, anno 53, quindi dal 73. Dal 73. Senta, Gianni Trucolo, in tutti questi anni quante adunate? Tante adunate, alcune ho dovuto saltarle per problemi di lavoro, però cerco di fare, adesso che sono in pensione, cerco di farle tutte. Bene, allora adesso io restituisco la linea e poi la riprendiamo più tardi, più avanti verso il centro, vi faccio vedere che cos'è il centro di Treviso. Grazie, grazie tante Lucio Zanato, grazie per i saluti che ricambiamo ovviamente a tutte le penne nere. Leopoldo Botero, ecco, torniamo un po' dopo, passiamo dalla festa alla guerra in regione, no? All'interno della maggioranza, sono conciliabili posizioni come quelle rappresentate da un lato dagli alpini, quindi la patria, il paese, e dall'altro le spinte autonomiste rappresentate un po' dalla Lega e dagli indipendentisti? Sì, no? io non farei confusione fra le diverse cose, non mi viene in mente la festa di San Marco, che qualcuno aveva mandato le lettere non sfilate con la bandiera, no? Allora, in Italia uno può sfilare con la bandiera dell'Inter, del Milan, e io direi che il giorno di San Marco è San Marco, è la festa della liberazione, e una cosa non esclude l'altra, anzi è più festa, se uno si chiama Marco anche il suo onomastico. Se uno vive in Veneto e fa i conti, secondo me deve essere almeno autonomista. Io sono indipendentista, ma non ce l'ho mica con l'Italia, sono italiano ed europeo, io vedo le cose in maniera logica. L'Italia è un po' diversa, nel senso che qui per esempio i movimenti autonomisti sono soprattutto di destra, in Europa sono di sinistra per esempio, però l'autonomismo o l'indipendentismo non deve essere né di destra né di sinistra, è una scelta di popolo, dopodiché quando si è indipendenti si vota a destra o a sinistra. Gli alpini hanno una tradizione di corpo e non vedo quale sia la contraddizione, voglio dire. Mio padre era della Julia, ha girato il mondo con la Julia durante la guerra. Io ho avuto la fortuna di fare il militare dopo la guerra e ho dato una grande delusione a mio padre. Avendo studiato mi hanno messo delle trasmissioni. E allora, viva gli alpini che fanno festa, non vedo cosa c'è di male a far festa. E facciamo un discorso sull'autonomia, sul come ci distribuiamo le tasse in questo paese, sono pronto a farlo. Ci abbiamo un altro problema noi indipendentisti, che essendo un movimento relativamente giovane, no? Come tutti i movimenti giovani politici, è affetto da estremismi, no? E dal fatto che magari la stampa si ferma sulle cose più ridicole, cioè quello che si scrive i documenti, cioè quello. Ma ragazzi, non è che vogliamo tornare alle repubbliche marinare con la Triremi, vogliamo andare avanti, siamo in Europa, io mi sento parte della coinè europea al 100%, ho lavorato in diversi paesi europei, ho mezza famiglia, stavo in un altro paese europeo e vedo il futuro dell'Europa nella decomposizione degli stati troppo grandi fatti nell'Ottocento con milioni di morti, no? E sopraffacendo le spinte locali. Ora voi non potete pensare che un bavarese la pensi come un prussiano o che un signore bretone la pensi come un parigino o un gallego in Spagna la pensi come un euskera o come un catalano. E siamo liberi di essere diversi. Se andiamo in Sicilia, che è una bellissima regione, hanno delle abitudini, una cucina diverse dalle nostre, questa è una ricchezza, non è povertà. Però se hanno un modo di comportarsi diverso, hanno diritto di farlo a casa loro come io a casa mia. Il problema è che in questo modo noi stiamo semplicemente facendo questo tipo di Stato, soffocando le differenze culturali e rubacchiando i soldi delle tasse di chi produce, perché noi paghiamo 70 miliardi di tasse e godiamo di servizi, e io non discuto sulla qualità adesso, sul rubacchiamento eccetera, per 49 miliardi, 21 miliardi spariscono e non vanno a beneficio degli amici del sud, perché se parliamo della sanità per esempio, facciamo l'esempio di quella calabrese che non si sa esattamente quanto costa, ma si sa che un pranzo costa 10 volte di più, con tutti i soldi che prendono io sarei contento se avesse la sanità più bella della nostra, meglio della come si dice, della Svizzera, ma questi qua, i nostri amici calabresi, se stanno male scappano qui, perché se ha male la gamba dai, taglia un braccio. Allora, regina dell'ONG MOAS, mi sono sentito di fare qualcosa per salvare i miei fratelli, che brava, però poi li scarica in un paese disastrato che affonda. Tantissimi sms stasera,
Torniamo alla Dunata, che ovviamente raggiungerà il culmine questa domenica con lo sfilamento. Vediamo com'è iniziata la giornata con l'alza bandiera a Treviso in Piazza Vittoria. Vediamo. Voglio ringraziare i trevigiani, voglio ringraziare i miei alpini perché c'è già subito e si è visto una perfetta condivisione. Aperta ufficialmente con l'alza bandiera in Piazza Vittoria la 90esima Dunata Nazionale degli Alpini, la Dunata del Piave. Gli onori all'Abaro dell'Ana, decorato con 216 medaglie d'oro, l'alza bandiera e la deposizione della corona al Monumento dei Caduti. In piazza gli alpini di ieri e di oggi. Si torna a discutere di come coinvolgere i giovani. Il governatore Luca Zaia, in prima fila con il sindaco Giovanni Manildo e il prefetto Laura Lega, rilancia la ferma breve di 6 mesi. E lo strumento, la legge sul terzo settore ce l'ha anche dato. Quando all'articolo 8 parla di servizio universale civile a difesa della patria. Su questo noi già stiamo lavorando con un progetto concreto dell'associazione già proposto al nostro ministero di riferimento, che è il Ministero della Difesa, ma lo stiamo anche elaborando in accordo col Ministero del Lavoro. Noi oggi abbiamo alpini e alpine che arrivano da tutta Italia, anche dal centro-sud, ma non per questo sono meno validi degli alpini di allora, anzi sono ragazzi, uomini e donne che fanno loro lavoro con grande professionalità, con grande serietà. In mattinata l'inaugurazione della Cittadella degli Alpini all'ex patinodromo, visitabile fino a domenica. È bella la motoslitta degli Alpini? Sì, è bella, è bellissima. Stand militari, ma non solo. C'è poi la parte sportiva che richiama l'attività di montagna, quale la palestra di roccia, il ponte tibetano, e ossia anche la pista da sci, con la possibilità di fare attività biathlon per far provare ai bambini, anche agli adulti che lo vogliono fare, la possibilità di essere alpino almeno per un giorno. Vado a fare il ponte tibetano. Ti piacerà allora? Boh, sì, credo. Non hai paura? No. Inaugurato infine il rinnovato Parco Mazzotti, ai piedi delle mura. Ecco il frutto del lavoro svolto in una settimana da decine di alpini, di cui ora beneficeranno i trevigiani. Servizio di Nicola Marcato, sindaco. Allora, no, il tricolore, il leon, cioè possono sventolare assieme. Dietro questa polemica ci sono difficoltà in vista del referendum sull'autonomia, come la pensi? Ma io penso che quando in politica si fanno grandi questioni identitarie si perdono di vista qual è la funzione della politica, che è quella di risolvere problemi. È una visione ideologica quella di pensare che si ricorre alla storia per motivare il presente. Occorre invece capire il presente, ovviamente capendo anche il percorso culturale che abbiamo alle spalle. Fare la differenza fra alpini e Repubblica Serenissima son cose così, insomma, sono battaglie, secondo me, di gran retroguardia. Alla fine è una polemica, concordo con quanto diceva l'onorevole Sernagiotto, forse durerà 3 giorni, come dicono a Venezia. E Maravegge dura 3 giorni. Oggi si parla, domani si commenta, dopodomani si fa un'ultima battuta, dopodiché non ci si dimentica più della cosa. Intanto si è andato sui giornali, si è fatto un po' di questioni. Credo che i problemi di questo paese e del Veneto siano ben più forti. Certamente anche la natura, per esempio il Corpo degli Alpini, è vissuto dalla nostra popolazione sì, come bandiera italiana, inno nazionale, però come un corpo sostanzialmente molto radicato nelle nostre terre e quindi in un certo modo anche autonomista, no? Quindi c'è comunque un collegamento, perché la nostra storia è una storia di autonomismo, è una storia di radicamento sulla nostra terra e quindi c'è comunque un filo conduttore tra le due situazioni. Però voglio dire, obiettivamente, fare una polemica politica con persone che ricoprono incarichi istituzionali e farla su questioni storiche, sì, secondo me, insomma, lascia il tempo che trova e non dà la misura della difficoltà e della gravità del momento che la nostra popolazione sta vivendo. Per cui, sì, secondo me, ecco, sono polemiche che
Lasciano il tempo che trovo. Interessanti, parliamone, ci dividiamo tra Gualtieri e Bellini, tra juventini e milanisti, ci creiamo delle bandiere magari anche quando non ci sono, però in realtà le questioni sono quelle che diceva il signor Bottero, cioè il tema è come vogliamo governare il nostro paese, che cosa vogliamo, qual è l'organizzazione che ci vogliamo dare, qual è il rapporto con la fiscalità, qual è il rapporto con la nostra terra, sapendo che il Veneto di oggi non è quello di ieri, non è quello di 20 anni fa, non è quello di 100 anni fa, perché stiamo vivendo una trasformazione anche antropologica spaventosa. Noi abbiamo oggi comuni del Veneto dove nelle scuole materne c'è il 40% di bambini stranieri. Certo. E quindi fra 20 anni il Veneto che viviamo è diverso anche da quello di oggi. Il rifugiarsi sul passato tante volte dà l'impressione di non voler affrontare i temi del presente. E ci si rifugia sulle grandi glorie del passato. Fra 20 anni, con la leva che non c'è più, anche il movimento degli alpini non ci sarà più, anche questo coinvolgimento non ci sarà più, perché non ci sono più alpini. Per cui siamo di fronte a un mutamento. Lo vogliamo leggere, secondo me, con la polemica fatta sull'identità, perché va bene oggi, ma guardate che domani mattina le cose sono diverse. Allora, la Donata degli Alpini è una gran festa, una festa di popolo, è una bellissima cosa. Il ricordo della caduta della Repubblica Serenissima di Venezia è una bella giornata di lutto, perché per noi, nel ricordo storico, inspiegabile anche il modo con cui è avvenuta quella caduta, cioè con praticamente una bandiera bianca issata così. E alla fine, insomma, questo è, ma i problemi sono altri. Allora, bisogna attendere la scomparsa della vecchia generazione di politici e burocrati per vedere un cambiamento. 90esima adunata, oggi la prima, si svolse nel 1920 sull'Ortigara, 3 anni dopo il massacro, su queste montagne del Vicentino. Vediamo, per questo diamo la precedenza agli alpini che arrivano da tutto il Veneto e da tutta Italia, ma diamo la precedenza ai vicentini che abbiamo sentito stamattina. Solo voi tre siete una avanguardia. Domani siamo in 30. Eccoli qui gli alpini guardiani di Montebello Vicentino, i Veci, rimasti al campo da rugby di Treviso, mentre gli altri, i Boccia, sono in giro a divertirsi. Nell'attesa ci facciamo raccontare il loro campo. Qua se la parto noto, diciamo. Adesso devono ancora sistemarsi. Qui invece abbiamo la sala pranzo, tanto per dire qualcosa. E là siamo noi due, noi tre che dormiamo in camper, tanto perché più anziani ego. La voglia di esserci è sempre grande, anche se c'è forte preoccupazione per il futuro del corpo alpino. Gli alpini ci sono dappertutto. Che erano, sono e saranno sempre i migliori. Quindi saranno in vita i vecchi, perché non rimpiazzi, nel senso che i giovani, che ne pochi, e ne ancora pochi giovani che fa il militare. Almeno 6.000 all'anno. Invece fra qualche anno... Specialmente per l'educazione, che tante famiglie non le fanno ai giovani d'oggi. E i campanilismi questa volta li lasciamo a casa, soprattutto pensando alla storia. Se la Vicenza era meglio? È sempre la zona buona. Veneto va bene dappertutto. Qui siamo in zona Piave, è più giusto che sia su questa zona, sì, che non fa Vicenza. Servizio di Cristiano Facca dal nuovo telegiornale di Vicenza, che è partito pochi giorni fa. Presidente Palasco. La retorica dà sempre piacevolezza, gonfia il cuore, scalda l'anima, spinge alla goliardia. È bella la retorica, perché uno si costruisce un mondo all'interno del quale per un momento si colloca. Però quando la retorica si scontra con la storia, dovrebbe evaporare, dovrebbe scomparire. Perché io credo che il miglior modo per rendere onore a questo meraviglioso, perché io ho vissuto nel 2006 la Donata degli Alpini, non sono alpino, però ad Asiago sono stato là 3 giorni anch'io e sono stato in mezzo, devo dire, un corpo militare degli uomini fantastici. Ma se vogliamo rendere onore, gloria e rispetto a quel corpo militare,
Dobbiamo rendere giustizia alla storia e raccontarla in modo giusto. Gli alpini hanno visto andare fatti a pezzi come in macelleria un'intera generazione di ventenni, ancora probabilmente inerbi, alcuni, dalle mire espansionistiche dei Savoia. Questa è la storia. Il generale Cadorna ai corpi militari al fronte ha diramato ai comandi militari un libretto in cui c'era scritto che il modo migliore per vincere una battaglia è mandare ondate su ondate su ondate su ondate successive di militari, anche se venivano sterminati tutti dalle mitragliatrici nemiche, purché l'ultimo militare rimanesse vivo, doveva essere italiano, e quindi la battaglia. Quindi proprio infischiandosene totalmente dei valori della vita, dei valori umani che avevano erano considerati pari a zero. Ora, questa, come dice giustamente il sindaco, è storia, è giusto. Per carità, non possiamo farci un fardello della storia e continuare a trascinarlo, però non possiamo dimenticarla, non possiamo cancellarla. E allora io voglio che venga ricordato come sono stati come è stata trucidata, mandata al macello un'intera generazione di ventenni solo per la stupidità, la vigliaccheria, ricordiamoci le decimazioni. Dopo la rotta di Caporetto, interi reggimenti furono decimati, sono morti anche degli ufficiali, sono stati decimati anche degli ufficiali, perché i vertici militari torinesi, ignoranti e codardi, hanno trovato solo quello come unico modo per giustificare la loro ignavia, la loro incapacità, dando la colpa ai militari che si erano macchiati di codardia, decimandoli tutti. Quindi, e quando c'erano le ondate d'assalto degli alpini che uscivano dalla trincea sull'Ortigara, sul vallone dell'Agnelizza, da cima della Campanella fino a cima, perché bisogna anche conoscere la geografia di questi posti, gli alpini camminavano sui cadaveri dei loro compagni dell'ondata precedente e andavano all'assalto per forza, che andavano all'assalto, erano tutti condannati a morte perché davanti avevano i nidi di mitragliatrici tedesche e dietro avevano i carabinieri pronti a sparare se uno di questi si voltava per paura e tornava indietro. Questa è storia, non è né di destra né di sinistra, né autonomista né nazionalista, è semplicemente storia. Ora è acqua passata, benissimo, però ricordiamocela, tanto quanto dobbiamo ricordarci il tradimento di Casa Savoia per quanto riguarda la vicenda del Veneto e il referendum del 1866, dove ci sono documenti, finisco questo poi, quest'ultima cosa, c'è sulla Gazzetta Ufficiale di Firenze, perché allora la capitale d'Italia era Firenze, due giorni prima che venisse celebrato il referendum chiesto da Francia e da Prussia, debitamente sentito il popolo veneto, due giorni prima i Savoia avevano già fatto pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale a Firenze l'annessione del Veneto al Regno Italico. Ora, anche questa è acqua passata, mi va bene tutto, però la storia ce la dobbiamo ricordare, perché chi non ricorda la storia, diceva qualcuno più autorevole di me, è condannato a riviverla. Allora, vediamo cosa sta accadendo a Treviso, in questi accampamenti, in tutti gli angoli di Treviso, anche nelle periferie, ci sono le tende degli alpini, tra l'altro. Ci sono stati altri furti dopo quello di ieri, per cui i furti purtroppo riguardano anche queste manifestazioni, no? Arrivano i ladri, i ladruncoli, hanno portato via una fettatrice, poi soldi, di tutto, hanno portato via di tutto. Allora vediamo un servizio sugli accampamenti. Prato della Fiera affollato di camper, chi lavora ancora per accamparsi, chi si è già sistemato. Di dove siete? Siamo di Brescia. Brescia di Brescia, quando siete arrivati? Siamo arrivati adesso. Come trovate la sistemazione? Sistemazione è bella, il tempo è bello,
Bel tempo, si sta bene. Buon goccio di vino, signore. Location e accoglienza promosse. Organizzato, preciso e ordinato. Speriamo di finire in bellezza. E cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire festa, festa e festa. Tra camper e tende anche giovanissime partecipanti alla donata. Con una bimba così piccola alla donata. Sì, 10 mesi. E si chiama? Micaela. Senza paura di portarla in una manifestazione così affollata. No, no, c'ha il suo zaino e via, andiamo a fare un giro stasera. Non c'è da aver paura degli alpini. Ah, tutta suo zio, Diego. Che no, signorina? Tutto suo zio, nel senso che lei? Zio su me. Andiamo il bicchiere, facciamo cin cin, beviamo. 31, 32esima adunata, sempre gratis, e Treviso, la sorpresa. I bus a pagamento, però sono contento di Treviso che ha bloccato i trabiccoli. Da Prato della Fiera all'ex Dogana, qui un vero e proprio villaggio di tende. Voi il vino lo fate con l'acqua, dovete venire a Brescia a imparare a fare il vino. Senta, venga qui, qual è il suo cappello? Il mio cappello è questo. Ho pagato la lampadina. Vediamolo. Pronti? Al villaggio Gesca, l'Alpini da Brescia, Genova, Bassano, proprio il gruppetto di Bassano e Castelcucco ha subito un furto. Però la festa continua. E per gli alpini, ura! 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 Servizio di Lina Paronetto. Allora chiedo all'onorevole Gottardo se ritiene che questa in regione sia solo una scaramuccia primaverile o se c'è sotto qualcos'altro, e poi se rispetto all'entusiasmo che avvolge sempre, che circonda sempre gli alpini, con una parte anche un po' di retorica di cui parlava il presidente Palazzo, poi in cambio c'è, pare di vedere anche una certa indifferenza delle istituzioni, no? per quanto riguarda, cioè, la vita di questo corpo, no? Che è nato nel 1872, truppe di montagna, fanno parte della fanteria. Uno si aspetta che, insomma, si faccia di tutto per tenerli, per farli andare avanti, no? Sì, andare avanti non bisogna usare questo termine, perché gli alpini, andare avanti significa, no, meglio crescere, insomma, prosperare. Sul linguaggio meglio essere prudenti, sì, visti, esatto, i precedenti. No, questa degli alpini però mi sembra una cosa molto interessante, perché in una fase in cui si straparla di populismi, questa invece è una vera festa di popolo. Ecco, questo mi pare una roba interessante. Se c'è rimasto un esempio di manifestazione popolare che non è populistica, scusate il besticcio delle parole, questa mi sembra quella giusta, cioè rimanere una grande festa, la forza è questa, una grande festa di popoli in un periodo in cui imperversano vari tipi di populismi, questi mantengono una forte identità, come diceva quel nostro amico precedente, sia pur con un po' di retorica, ma sostanzialmente popolare, genuinamente popolare di festa, che tra l'altro serve anche a dimenticare, a mettere in un secondo piano ricordi molto più tristi delle tragedie della guerra. Prevale la vita, il piacere di stare assieme. Quindi io vedo sempre con un aspetto molto positivo, una delle poche cose ancora che rimangono di unificazione popolare all'interno del nostro paese e di risposta positiva al populismo. Quindi io lo vedo sempre con grande interesse. Il dibattito che c'è stato invece a livello istituzionale, sì, mi sembra un po' fuori luogo, ecco. Mi sembra, perché mentre qui si parla di una festa profondamente popolare, legata a memoria storica, a storie di famiglie e così via, questo battibecco a livello di giunta e di consiglio regionale mi sembra più una cosa preelettorale. Ma il capogruppo della Lega Fico che chiede le dimissioni, no, ma vedremo un po' di nervosismi anche maggiori, perché si va verso le elezioni politiche, ma è inutile che andiamo a nasconderci dietro un dito, ci saranno a breve le elezioni politiche. Io sono tra quelli che ritengono che saranno abbastanza veloci, perché questo paese non può permettersi, nel pieno della crisi economica, di fare una legge finanziaria populistica, a proposito di populismi, ed elettorale. È ciò di cui il Paese non ne ha bisogno. Quindi molto meglio andare a votare il più veloce possibile e un nuovo governo, una nuova maggioranza,
ahimè molto complessa, senza legge elettorale, faccia una nuova legge finanziaria, la contratti con l'Unione Europea, una contrattazione di una nuova legislatura che dura 5 anni, quindi ha una possibilità di porsi un problema vero, di governabilità vera. Quindi questi battibecchi mi sembrano un po' un pollaio preelettorale destinato a crescere, non a diminuire. Perché è destinato a crescere? Perché guardate, Starnazzar di Gallini. Bravo, sì. Sì, ma meglio non, poi siamo malintesi. Perché io questa legge elettorale non la faranno. Quindi si fa una legge elettorale di fatto fortemente proporzionalistica. E allora i battibecchi tra i vari contendenti, che si moltiplicheranno, aumenteranno. Quindi siamo solo all'inizio, perché più si va alle elezioni, si avvicina a queste elezioni, io ritengo che si va a votare prima possibile. Niente legge finanziaria elettoralistica manderebbe ancora di più a remengo questo benedetto paese. E quindi senza legge elettorale andiamo con quello che rimane del vecchio referendum, della Corte Costituzionale e così via, una specie di proporzionalismo puro per cui questi battibecchi saranno moltiplicati. Dovremo un po' abituarci ad avere pazienza e avere, come si dice, il ben dell'intelletto di capire al di là di questi battibecchi dove sta l'interesse fondamentale del Paese. Allora, l'11 giugno intanto le amministrative, vediamo un documento che riguarda Sergio Giordani, il principale avversario di Massimo Bitonci, cioè le prossime comunali di Padova, che è uscito oggi dall'ospedale. Vediamo le immagini, ha detto 2 o 3 parole, scambiato qualche parola con i giornalisti. Vediamo. Ciao Sergio. Sono vivo ragazzi, tranquillo, sto bene, parlo quasi normale. Vi ringrazio tutti dell'affetto che avete dimostrato e a breve ci vedremo ancora. Va bene? Grazie ragazzi. Grazie, ciao. Ciao. Ciao Sergio. Ciao. Ciao. Sarà altrove. Basta. Ciao Franco. Ciao. Ciao Lucia. Ogni tanto. E questo era Sergio Giordani, che ricorderete una settimana fa fu colpito da un ictus, molta paura, poi il ricovero, l'operazione, è stato rimosso un grumo di sangue con un'operazione molto difficile, ma poi è andato tutto bene e si è fortunatamente ripreso e ieri tra l'altro ha firmato la sua candidatura. Allora, Sindaco, come da Montagnana, da Saletto sono partite penne nere anche da lì? Beh, sicuramente saranno partiti dei ragazzi, degli adulti, delle penne nere. Io considero la festa degli alpini un momento di gioia per tutti, per i bambini, per chi anche non ha fatto il militare come il sottoscritto, perché è un momento comunque che ti dà garanzia e sicurezza. Io ricordo nel 97, credo, 98 a Padova, dove lavoravo, e alla sera in una zona non delle migliori c'è stata più un'invasione pacifica di questi gruppi di persone festosi, con famiglie, come si è visto adesso qui su Treviso. Quindi io credo, al di là delle polemiche, come diceva l'onorevole Sinagiotto, gli interventi che si sono susseguiti sono cose che durano, che lasciano il tempo che trovano. So le competenze di Elena Donazan e di Roberto Ciambetti, però la vedo più una biga politica vicentina, ecco, se mi permetto di dirlo, determinata magari da altre cose. Quindi hanno delle grosse competenze avanti in regione, e per quanto riguarda sì il ricordo della caduta della Serenissima piuttosto che la festa degli alpini, sono eventi distinti ma che devono comunque essere ricordati e commemorati di continuo. E per il resto, insomma, credo che da sindaco auspico che il governo tuteli questo corpo, perché a prescindere che la leva sia obbligatoria o meno, cioè non è più obbligatoria, ma che si parli adesso, visto anche... Anche oggi ha riproposto la ferma breve, no? Sì, esatto, anche il leader della Lega Salvini parlava di un minimo, ma ci vorrebbe un po' di leva dal mio punto di vista per cercare un po' di dare qualche regola maggiore a queste nuove generazioni.
Ecco, quindi perché non l'ho fatto mita? No, l'ho fatto. L'ho fatto perché ero il terzo fratello maschio. Sono d'accordo con la ferma breve. Sono stato dispensato. No, sono d'accordo che la scuola riprenda insieme alla famiglia un ruolo importante nell'educazione, ma cosa gli mandiamo a militare adesso? È stata... Poi chi vuole fare una scelta, c'è il servizio civile facoltativo, lo può fare, che oltretutto. Ma la... tornare a, insomma, oggi gli eserciti non sono neanche più eserciti, sono i droni. Ricordava molto bene Cadorna, che io condivido tutto quello che ha detto l'amico Iva, perché qualcuno dice invece che Cadorna è stato un grande stratega, è stato un criminale, l'hanno cacciato e poi abbiamo vinto con un po' di strategia di Armando Diaz. Perciò chi dice ma no, era molto bravo nella ritirata, c'è qualcuno che dice di era Cadorna molto manicato e protetto politicamente, ma a quel tempo sai già allora c'erano gli stessi vizi che ci sono Boselli adesso. Boselli e Orlando, i due grandi comandanti Cadorna e Diaz, io sono per Diaz e non sono per Cadorna, la penso proprio come te, che sia stato un criminale, non un condottiero. Tra poco vedremo i neri con le penne nere conquistare l'Italia senza fare la guerra. Allora lo sfilamento sarà preceduto dal mulo iroso, pare che sia possibile fare intervenire il mulo iroso, che come sapete ha molti, è molto vecchio, per cui riesce, è difficile appunto farlo sfilare, ma sarà comunque portato davanti alla testa del grande sfilamento, e intanto le salmerie stanno procedendo verso Treviso, anzi a questo punto credo che siano già arrivate. Vediamo. Allora, questa è l'apripista, come si chiama? Si chiama Mila. Benissimo fino adesso, siamo stati aiutati da tutte le sezioni, tutti i gruppi dove siamo partiti a Vittorio Veneto. Eccole le salmerie degli alpini. Partite mercoledì e arrivate poco fa a Treviso. Qui le vediamo sulle strade di Lovadina, appena varcato il Piave a Ponte della Priola. Dopo l'apripista Mila, a seguire gli altri quattro muli del reparto. Viola, Marna, Orio e Vulcano. A Lovadina tappa davanti alle scuole, con alzabandiera e coro degli alunni. Il passaggio degli alpini in paese è una festa per tutti. Bellissimi, un'emozione grande. Un onore per tutto il paese, per tutti noi alpini, perché penso che su queste strade qua non so quando ancora li faremo passare. Io sono proprio contento, quindi molto bene, molto bene. Ecco, però abbiamo sbagliato scarpe. No, assolutamente, ci abbiamo preso con la camicia, le scarpe solamente per la sfilata. C'era il sindaco di Spresiano, ha detto anche il sindaco Rocche, ha delle scarpe tricolori, per cui gli sono state regalate, quindi domani calzerà queste scarpe. Guerra di nervi sull'obbligo dei vaccini, questo è un altro argomento ancora. Avvocato Marrone, allora lei ha parlato qui tante volte dei lagunari, no? Tra l'altro ha presieduto un'associazione in difesa dei due lagunari arrestati in India, dei due Marò arrestati in India. Gli alpini secondo lei sono ancora un baluardo così di certi valori in Italia che vengono spesso trascurati, cioè l'altruismo, la solidarietà, il coraggio, senza parlare poi di quello che è stato fatto, come diceva il Presidente Palasgo, durante le guerre sul fronte greco-albanese, in Russia, sulle Dolomiti contro i Kaiserschützen, gli Alpenkorpen tedeschi. È una delle eccellenze venete di cui andiamo orgogliosi e che ci teniamo stretti. Tra l'altro, voglio dire, lei lo chiede a una persona che adesso è civile e fa, vedo il suo sorrisetto e quindi so che pungeva con questa domanda, ma che ha fatto un corso ufficiale, ha portato delle mostrine e se mi consente ha anche comandato la guardia al Quirinale, ma da lì a ufficiale. Ma io penso che sia un'espressione di principi tutti positivi, perché ho visto finalmente dopo un periodo abbastanza, non voglio dire buio, però triste della
della vita anche della nostra regione, dove non vedi mai per due, per tre giorni tutta questa manifestazione di popolo che sta bene, che cerca di essere con gli altri, di condividere con gli altri questa gioia. Ecco, questa è una cosa positiva da vedere, ispirarsi a questi valori, quello della generosità, in cui non siamo secondi sicuramente a nessuno, e non di andarci a perdere in polemiche su quale sia la cerimonia migliore o la più adatta da dover essere seguita. Queste sono cose che, sì, come diceva il dottor Gottardo, forse preludono una campagna elettorale, ma che sicuramente non possono sminuire questa bella manifestazione che ci fa anche onore, perché dà l'impressione di un popolo unito sotto certi profili, sotto certi valori, il che non è che accada proprio frequentemente. Questi valori vanno sicuramente trasmessi anche alle giovani generazioni. Abbiamo tutti sorriso quando abbiamo visto quella splendida bimba con un pezzo di pane che era più grande di lei, ma è quello il futuro della nostra nazione. Siamo noi che dobbiamo dare a questi giovani le possibilità di imparare questi valori, di avere un lavoro qui, di poter svolgere una professione qui, di riuscire a mettere su famiglia, avere una casa, e riuscire a fare quello che hanno fatto i nostri nonni, quello che hanno fatto i nostri padri. Ed è il compito nostro. Se noi ci ispiriamo a dei valori positivi, come possono essere quelli anche espressi da tutto il corpo degli alpini, abbiamo visto quanta compattezza c'è tra di loro, perché io non ho mai sentito che nel corso dei raduni degli alpini si siano verificati disordini cagionati dagli alpini. Eppure sono tutti in allegria. Passando prima proprio per il centro della città abbiamo visto che ci sono tavolate dove il vino non manca mai, quindi sono tutti belli in allegria e carburati, però là si fermano e quindi voglio dire, danno una dimostrazione che se uno vuole stare in festa, vuole stare allegro, vuole stare con le altre persone, non è necessario che debba obbligatoriamente poi scontrarsi con gli altri o creare dei problemi di ordine pubblico. E questo è un bellissimo esempio, perché se venisse seguito anche dalle altre persone o nelle altre occasioni in cui ci sono 75.000 persone radunate in una sola città, io credo che sia un esempio assolutamente da seguire, e che gli alpini abbiano sempre insegnato qualcosa che a volte viene dimenticato, e questo non è positivo. Abbiamo preso nota di chi ha mandato l'SMS sullo sfratto. Per lo sfratto lo segnaleremo, lo passeremo il numero a Mirella, vediamo se riusciremo a darle una mano. Tantissimi SMS, continuate a mandarli. Tra poco ci collegheremo di nuovo con Lucio Zanatto, che in Vespa cercherà di attraversare il centro, un centro dove, insomma, a Treviso ci sono 85.000 abitanti, se ne prevedono 500.000 di persone, soprattutto nella giornata clou la domenica, e adesso siamo comunque sulle 100.000 presenze. Tutti soddisfatti per le elezioni di Macron, siamo salvi, l'Europa è salva, gran festa per il PD, vediamo se per compiacere riaprirà la frontiera di 20.000. Allora, Giorgio Tronca, anche a lei chiedo, è una polemica così, una scaramuccia o c'è uno scontro tra autonomismo e nazione? Allora, intanto bellissima serata, mi sento veramente casa, mi sento casa in ogni posto in cui giro qua dentro. La scaramuccia la nasce, per conto mio, prettamente per un motivo elettorale, nel senso, mi la vedo così, posso sbagliare perché non comincia. Che c'è il timore, la gente comincia a fare i suoi conti, periodo delle elezioni, comincia a fare i conti, i tot numeri da questi, i tot numeri da questi, e tra questi che c'è anche gli alpini, secondo me. Gli alpini, per i quali mi ho un grandissimo rispetto, in famiglia mia, come in tutte le famiglie nostre, che se sta qualche dun, che se sta alpino, i miei nonni erano alpini, la mia famiglia piena di alpini, e cosa, che se tutti quanti, per esempio, adesso i giovani non ne più, come ho detto anche qua, non che se più giovani, purtroppo tra qualche tempo probabilmente non che ci starà più quei che veramente
ingaffato gli alpini e sta cosa che sei. Mi sarà solo simpatizzanti, mi sarà solo tutta. E avere la cosiddetta è una roba che sembra che sia quasi drio sparire. Bisogna fare qualcosa, bisogna tenerla su a livello culturale, perché non sei l'alpino, come che lo vedo mi. E non c'è mia, quello che beve il vino per strada, quello che fa solo festa, quello che viene fuori una volta ogni tanto col fiel no, del trio, che è qualcosa di ben più importante, che è qualcosa di molto importante. Come l'onorevole che ho detto prima, che c'è stata tanta gente che ha, sa le pene, ma di questa roba qua non si parla mia, di questa roba qua si parla di festa, il fiel si mangia qua, si mangia là. Mi vedo una roba. Veramente una mancanza di rispetto, una mancanza di rispetto storico per un gruppo di persone, perché sono persone, di esseri umani, che dà la propria esistenza, che dà la propria esistenza. Dunque, per quanto riguarda il conflitto, ritornando finco Donazan, è conflitto che secondo me, perché cioè non vedo nessun motivo per crearlo questo conflitto, cioè non ha senso. Per cosa andiamo a crearci a livello regionale, nazionale, secondo me? Per cosa andiamo a crearci questi conflitti qua interni? Vuol dire che qualcosa non va bene, qualcosa non c'è mai da bene. Cioè qui esiste, quanti anni sei che c'è? Ormai si arriva alle elezioni, ha fatto tutto il suo mandato. Ma a fine mandato vengono fuori questi contrasti qua, la vedo una roba un po'. Sì, un modo per contarci, secondo me. Per contarci. Per cominciare a fare i conti per prossime. Allora, onorare 600.000 caduti qui a Treviso invece di andare a Fatima, ditelo a Francesco. Vediamo ancora un servizio da Treviso, un servizio di colore così sull'atmosfera di questa grande, grande festa. Vediamo. E marille bombe, tre volte bombe, sabato, domenica, ne paga col bastone. Allora, possiamo fare un primo bilancio? Come stanno andando le operazioni per la dunata del Piave? Ma come inizio non è male, non è assolutamente niente male. Stamattina c'era parecchia gente, anche ieri facendo un giro per il centro ho visto parecchi alpini e quindi si sta animando sempre più. Il clou sarà questa sera senz'altro e domani sera. Siete contenti di essere qui a Treviso? Guarda, noi altri siamo venuti giù ieri mattina, no? Abbiamo trovato un po' di tempo un po' balordo, ma un campo magnifico e l'ospitalità della gente è stupenda. Vi piace allora Treviso? Sì, anche per Treviso, città d'acqua, e non vi piace il vino, ma è bella. Tanti trevigiani sono scappati, invece lei ha deciso di rimanere. È una cosa meravigliosa, l'educazione, l'unità che hanno tra di loro è una cosa che non credo nessuna società altra al mondo siano così uniti. Una bella adunata degli alpini, complimenti a tutti, soprattutto agli alpini. Quanti panini avete venduto? Molti oggi, domani speriamo molto di più. Molti di più. Mi guardava il mio cappello, ho detto che è una produzione super artigianale e visto che non posso portare la penna ci metto le coccarde. Fra quant'è che sarà pronto il maiale? Verso le 8-9. Poi grande festa. Speriamo di sì, se il tempo tiene, che ci lascia festeggiare. Siamo contenti di festeggiare qua a Treviso. Servizio di Nicola Marcato, sindaco. Allora, il 22 ottobre referendum sull'autonomia, come andrà secondo lei? Ci sarà una grande affluenza, un risultato plebiscitario? Come la vede? Beh, se dovessimo guardare così il sentire delle persone, dovrebbe essere un plebiscito. Un plebiscito contrario al plebiscito, al plebiscito del 66. Contrario anche con una modalità di voto. Sì, no, per carità. Nel 1966 si votò con i militari in seggio sotto le baionette. Sì, sì, per carità. No, scusami. Con due urne, quelle sì. Quelle sì, quelle no. E votarono neanche 2.000 persone, ve ne importa. Il ragionamento è diverso. E, attenzione però che dobbiamo, cioè, se vogliamo dare una concretizzazione a questo, la gestione del dopo è un problema. Se noi non riusciamo come Veneto a produrre una leadership politica,
la gestione di questo risultato rischia di essere vano. E la leadership politica la si ha quando si rappresentano istanze vere, quando non ci si rifugia su delle bandiere, ma quando si propone qualcosa per l'oggi e per il futuro. Noi abbiamo una società in grandissima crisi, esistenziale, politica, Benedetto XVI direbbe antropologica, no? Adesso non va più di moda perché forse abbiamo un periodo di, così, di deriva sudamericana, però torneremo probabilmente a fare dei ragionamenti culturali un po' più elevati. Come? Queste sono le parole per criticare Francesco. Per criticare, perché non ci vedo una lettura della realtà profonda, come magari vedevo qualche anno fa. I problemi però rimangono, no? Quindi noi abbiamo in questo momento un paese che è disorganizzato, un paese che impreda una burocrazia che non riesce più a tenere, non è più la classe politica solo, è l'alta burocrazia che non riesce più a tenere il paese. Di fronte a questo, lo scenario che diceva prima l'onorevole Gottardo, e cioè proporzionalismo, cioè il fatto che comunque sì, ci sarà un tentativo di tutti di distinguersi, perché comunque si prendono dei voti in più e un voto in più significa un seggio in più, senza una prospettiva di governo, e la prospettiva di governo sarà lasciata alla contrattazione successiva. Io ho paura che senza un retroterra culturale, come avevano i partiti una volta, senza una visione delle cose da proporre, ci sarà una situazione di gravissima difficoltà del Paese. In questo il Veneto come si inserisce? Si inserisce con una proposta effettiva di governo, oppure stiamo ancora giocherellando con l'articolo 166 dei 116 della Costituzione, che ti dice che dopo il referendum che si fa si andrà poi a Roma a contrattare due lire in più o due competenze in più? Qual è la visione culturale? Se parliamo di Repubblica Serenissima di Venezia, il mio maestro Settimo Gottardo mi insegna che dovremmo parlare di Repubblica Serenissima di Venezia, non più di Veneto. Dovremmo parlare di Veneto, di Friuli, delle province di Brescia e di Bergamo. Dovremmo parlare di qualcosa di diverso per proporre. Segna sì, in maniera... E da anni anche. Fa scuola. Il ragionamento però che noi dobbiamo porre oggi è l'oggi. Quando noi ci sono movimenti autonomisti, quando ci sono partiti che dal passato non ricavano nulla sull'oggi, questo diventa un problema, perché noi diamo l'idea alla gente di aver risolto un problema, perché ci aggrappiamo a un'identità astratta, magari anche di qualche anno fa, senza più parlare delle cose che dovremmo fare oggi. Quindi qual è il percorso virtuoso che secondo me dovremmo immaginare? Ok al referendum, una bel segnale di unità, tutti a votare per l'autonomia, capacità politica di determinare una leadership politica veneta per il Veneto e probabilmente anche per il Paese, perché questa è la parte migliore del Paese per tutta una serie di ragioni, non tanto storiche quanto economiche, quanto sociali, quanto di capacità di lettura, quanto di vicinanza per esempio che abbiamo noi verso l'Europa e verso l'Europa più interessante, che è sempre l'Europa mitteleuropea. Allora, in questa situazione qua noi abbiamo la possibilità di determinare qualcosa. Se manchiamo questo appuntamento storico, non tanto solo col referendum, ma con la capacità di far politica e di rinnovare questo paese, e allora stiamo giocherellando, perché diventa l'ennesimo appuntamento dove si dirà domani mattina ci sarà un altro ulteriore appuntamento che risolverà le cose. Non funziona così. Se si chiama il popolo a votare, lo si chiama su un progetto. Non si usa il referendum per creare successivamente qualcosa. Bisogna chiamare il popolo su un progetto e misurarsi su questo. Allora, sul referendum il Partito Democratico si è diviso, per una Simonetta Rubinato che è favorevole, l'ha detto fin dall'inizio, c'è per esempio un'iniziativa contraria di Piero Ruzzante. Servizio. Sono due partiti diversi.
Il consigliere regionale del gruppo misto, Piero Ruzzante, ha annunciato che impugnerà la delibera di indizione del referendum sull'autonomia del Veneto non appena sarà pubblicata, nonostante la Corte Costituzionale si sia già espressa dichiarando la legittimità del quesito. Ci sono molte altre basi sulle quali potremmo presentare ricorso, lo faremo al TAR e dimostreremo che non sono stati rispettati i canoni previsti dalla nostra legislazione. Il referendum sull'autonomia è già stato fatto nel 2011. Uno, sostiene Ruzzante, quando i cittadini furono chiamati a esprimersi sulla riforma del titolo quinto della Costituzione. Allora io votai a favore, i leghisti contro. I veneti hanno già votato sul referendum che ha introdotto le forme di autonomia. Non si capisce perché si debba votare una seconda volta e spendere 14 milioni di euro, lo ricordo con le voci che si dicono nei mercati, 28 miliardi delle vecchie lire per un referendum che non cambia. Non cambierà assolutamente nulla. La scelta della data poi, continua Ruzzante, rappresenta una provocazione contro i valori dell'Unità d'Italia che sono tutelati dalla nostra Costituzione. Credo che sia assurdo le motivazioni politiche che Zaia ha adottato dal punto di vista della data. Il 22 di ottobre è l'anniversario del plebiscito che ha unito il Veneto all'Italia. Credo che sia impensabile rimettere in discussione questa connessione del Veneto all'Italia. L'articolo 5 della Costituzione prevede che l'Italia è una e indivisibile. Piero Ruzzante, che è passato due mesi fa dal PD ad articolo 1, intervistato da Tommaso Stoppa, presidente Palasco, voleva chiosare. No, io dico, con quale coraggio, con quale spudorata faccia tosta si va a cavalcare una tigre o un musso, perché quello cavalca solo un musso, non una tigre, no? Al massimo una gallina, per interesse di bottega, perché queste dichiarazioni sono interesse di bottega, perché io mi gioco tutto quello che ho di pregiato addosso a me, abbiamo capito cosa, che se il referendum per l'autonomia l'avesse proposto Matteo Renzi, lui avrebbe detto cazzo, è una meraviglia per il Veneto. E io sono stufo, direttore, veramente non ne posso più, di questa gente che non trovo mai, che non ha le palle per avere, non ha la dignità per assumere una posizione personale, anche contraria alla mia, perché fianco contrario è legittimo, e difende la governa. Con quale coraggio questa persona va dai veneti e dice no, tu non voti, tu non hai nessun diritto di essere interrogato se vuoi l'autonomia o no. Non è che dice no, vabbè, c'è il referendum, lo vado a votare, voterò no al referendum, che non voglio, una posizione discutibile, ma legge. No, addirittura si vuole privare il popolo veneto in perfetta, assoluta, totale continuità con l'imbecillità con cui Savoia e con la delinquenza con cui Savoia hanno invaso nel 1866 il Veneto, alzando le tasse dell'800%, come ho già detto una volta qua e ripeto, e introducendo la bestiale tassa sul macinato con la violenza, che è una tassa sulla povertà, no, in perfetta sintonia. Tu, popolo coglione schiavo, sito, mona, lavora e tasi. Questa è la logica di questa gente. Veneti, per cortesia, guardateli bene in faccia chi sono queste persone, indipendentemente dal loro partito, guardateli bene in faccia, perché questi sono i nostri nemici intellettuali. Situazioni di difficoltà, gli alpini sono sempre tra i primi ad esserci, siete mitici, viva gli alpini. Se ne aggiunto, poi sentiamo Bottero. Due riflessioni su questo. Luca Zaia, il presidente, per la prima volta si assume una enorme responsabilità. Perché? Perché chiede al popolo, noi voteremo sì e faremo votare e manderemo la gente a votare per dare quella forza politica a Luca Zaia di andare giù e trattare, come prevede la Costituzione, con l'articolo 116. Quello si poteva fare anche senza referendum. Con il referendum, che sarà un plebiscito, sarà il 95%, spero che nessun veneto sia così sciocco da non dare un forte mandato. Ecco, però in quel momento Luca dovrà fare delle scelte,
se la raccolta romana dell'articolo 116 non sarà quella che i veneti si aspettano. Questa è la vera sfida che la prima volta l'amico presidente Luca Zaia sa che lui avrà sicuramente tutti i veneti con lui, però poi alla fine sarà lui, saranno le istituzioni che dovranno trattare la maggiore autonomia. E perciò lì, di fronte a un'autonomia che magari non viene concessa, quali azioni potrà fare Luca Zaia per poter continuare a fare politica? E quali azioni potrà fare il popolo? Sì, io sto parlando della fase costituzionale. No. Poi il popolo, guarda, in questo momento la Pedemontana, così ti faccio un esempio, è la più grande opera incantierata in Italia. 92 chilometri di strada. Purtroppo da quando è stata progettata adesso i numeri di auto sono cambiati, è cambiata una serie di cose. Luca Zaia giustamente è andato a Roma e gli ha detto servono 350 milioni, che è una cosa su 840 miliardi, perdonami, quasi ridicola. Però questo governo gli ha detto no secco, perché è Luca Zaia, perché rappresenta il Veneto, perché è la Lega, per tutta una serie di motivazioni. Se era la Serracchiani dicevano sì. Sicuramente sì, bravo. Ma lascia perdere, si poteva agire anche invitando il popolo veneto di bloccare la A4. Un po' modello del resto d'Italia. Che quando... Luca, con un senso di responsabilità, ha agito su quella leva che lui aveva promesso di non attivare. Cioè... mettere le mani nelle tasche degli italiani. Lui dice, guardate che quell'opera è così importante, lo faccio per un anno perché servono quei 350 milioni, già oggi è partito l'attacco contro Luca Zaia e la Regione Veneto dalla parte della Corte dei Conti, certo, nella revisione del contratto in aumento rispetto a... Cioè tutte cose che è bene, perché quando sei nelle istituzioni... non sei in osteria che puoi dire tutto, che comunque le istituzioni sono una cosa diversa. Se tu sbagli poi paghi in prima persona. Allora, questa è la prima domanda politica che purtroppo, per fortuna, per Luca si apre un tempo diverso da quello che ha vissuto. Di bravo amministratore, persona che io stimo, personale. Però ci sarà un plebiscito, noi saremo con lui, noi come popolo. Io cittadino vado a votare, sosterrò. Lo manderemo giù con... 4 milioni e 900 mila abitanti, 100 mila ruzzanti ci saranno. Allora, e poi, e questo è il vero il nodo politico. La seconda questione è la legge elettorale, perché dice, ma non si mangia di legge elettorale. Il centrodestra oggi vive una contraddizione fortissima. Noi siamo fermi, siamo usciti da Forza Italia per queste contraddizioni, il Nazareno e il proporzionale. Noi siamo nati per il maggioritario, per il premio di maggioranza, perché chi vince governa e se ne assume le responsabilità, chi fa l'opposizione controlla e picchia duro. Questa dovrebbe essere la democrazia migliore al mondo. Oggi Berlusconi cambia opinione, Salvini è sul maggioritario. Fondamentalmente, poi lui dice va bene qualsiasi legge, l'importante è che si voti. Io non ho questa opinione. Serve una legge importante, noi ci siamo schierati per il maggioritario, essendo un partito che non ha ancora, non è ancora, non passa attraverso i sondaggi perché siamo così nuovi, ma non è questo che è importante. L'importante è che arrivi qualcuno che vinca e qualcuno che controlli. Oggi la volontà di Berlusconi è quello di un proporzionale per avere un pacchetto da trattare, modello che lo ricordo al mio amico Settimo Gottardo, quando i comunisti avevano il 32, i democristiani il 34 e i socialisti con l'11 dettavano le regole del gioco. Così non va bene, l'Italia è un paese che non ha bisogno di rimanere nella palude ancora per molto, io sono per andare al voto subito, ma servirebbe subito una legge elettorale chiara. Puntuale, è meglio tornare al Mattarello. Noi diciamo sì, il Mattarello portava una parte a governare, poi magari una volta Fini, una volta Casini, una volta Follini, quando governava il centrodestra c'era sempre qualche problema, ma lasciamo stare, stai da una parte, con coerenza devi vincere o perdere le elezioni, ma quando vinci governi, quando perdi controlli. Allora, tantissimi sms, continuate a mandarli, tra poco dovremo collegarci di nuovo con Lucio Zanato in diretta dal centro di Treviso per vedere come sta andando la grande festa degli alpini e dei cittadini. A breve, crisi in giunta regionale uguale caos
e blocco dei lavori pedemontana. E sulla pedemontana di cui stava parlando appunto prima l'onorevole Cernagiotto, vediamo quali sono i 13 paletti messi dalla Corte dei Conti e le reazioni in Consiglio regionale. Vediamo. Dopo i rilievi della Corte dei Conti sul caso Pedemontana Veneta, la maggioranza in regione si chiude nel silenzio in attesa che l'assessore alle infrastrutture Elisa De Berti abbia terminato di studiare le carte insieme ai tecnici e stabilito una strategia d'azione. Dall'opposizione invece indici puntati sui presunti errori del governatore Luca Zaia. Secondo il tosiano Maurizio Conte, l'intervento della Corte è grave ma non inatteso, viste le condizioni del nuovo contratto coi costruttori. Sicuramente è una situazione difficile che potrebbe anche in qualche maniera bloccare quest'opera. E questa è la paura che invece di trovare una soluzione andiamo ad appesantirla, non avendo appunto avuto il coraggio di togliere magari l'affidamento a chi non adempiva più a quello che era il suo contratto e che invece doveva essere un elemento di garanzia per continuare l'opera fondamentale. Durissimi i toni del capogruppo a 5 Stelle Jacopo Berti, che accusa Zaia di aver mentito a tutte le forze politiche durante la sua relazione in aula. Zaia è venuto in aula e ci ha raccontato che tutto il procedimento della Pedemontana Veneta era stato concordato assieme alla Corte dei Conti e ci ha fatto vedere anche delle carte. Evidentemente è venuto a raccontarci una marea di falsità e quelle carte erano carte false, perché la Corte dei Conti ha mandato ieri un rilievo, quindi della documentazione, dicendo che non ha mai ricevuto da Zaia e dalla Giunta nessun tipo di documentazione. Allora vuol dire che qualcuno dei due sta mentendo. Intervista di Tommaso Stoppa, Leopoldo Botero. Sul referendum credo che sia ignobile confrontare quello del 1866 con due urne, quella del sì e quella del no, con qualsiasi tipo di voto che faremo in questa pur sconquassata nazione, no? Allora, io rinnovo il mio invito, come ho detto, no? Siccome faccio molto volontariato, ho deciso che quest'autunno riapro la scuola, invece di fare italiano per gli stranieri faremo una scuola per politici per distinguere la faccia dal culo. E le iscrizioni sono gratuite. Allora, la forza che si deve dare a chi guida il Veneto, chiunque esso sia, è importante, perché altrimenti non ha leva su cui trattare col governo. Perché oggi uno va a Roma, abbiamo provato tutto, no? E anche quella polemica del 14 milioni perché si vota il 22, perché non si è mai voluto fare l'unificazione dei voti che costava meno. In ogni caso, caro amico Ruzzante, sono soldi nostri e li vogliamo spendere per votare, non per stare a casa. E questo sia, pensaci bene, perché la democrazia non si fa con i soldi, si fa con i principi, con le idee e andando a votare. Chi non vota non fa democrazia, fa un'altra roba, magari più divertente, ma non è democrazia. Allora, andremo a votare. Se uno va oggi a Roma, gli dicono come gli hanno detto fino adesso, dice no, dice vorrei l'autonomia, guardi no, dice io piango, dice no, e mi arrabbio, va bene, no. Allora, andando là con il strappo le vesti, ti spendi che sky aggiustarle, allora vai là e hai avuto il 95% dei suffragi da tutto l'arco costituzionale, uno si crea il problema, perché il giorno dopo, allora sì, vai sulla A4 a passeggio finché non cambia idea, cioè, perché a questo punto bisogna tirare le conclusioni. È un assalto e alle aggressioni si risponde difendendosi, no? Allora già si comporta la grande burocrazia nazionale come un corpo di occupazione, no? Come quando vietano di andare in piazza San Marco il giorno del San Marco, mi non so, cioè, voglio dire, ma perché non vietano di andare in piazza Napoli il giorno del San Gennaro? Mi sembra una stupidaggine, insomma. Comunque, votare è democrazia, non votare no. Botero, poi le ridò la parola, però vedo di nuovo collegato in diretta dal centro di Treviso Lucio Zanato. Tenteremo un'impresa mai tentata prima, cioè l'attraversamento della città in Vespa durante la grande festa delle Penne Nere. A te la linea, Lucio. Grazie direttore, buonasera di nuovo. Allora adesso noi ci troviamo sostanzialmente nella zona dell'ammassamento, cioè qui domenica mattina gli alpini si prepareranno per cominciare a sfilare. Noi siamo in Vespa, adesso io con Nicoletta vi faccio vedere quello che sarà il passaggio. Vedete la telecamera, la Vespa, attenzione che andiamo direttamente in moto, eccoci qua, pronti, attenzione, un attimo solo che... Ecco, un secondo solo, che sto cercando di capire dove è, un secondo solo, perché
abbiamo avuto. Allora, vediamo, un secondo ancora, abbi pazienza. Allora, facciamo così, direttore, ho un piccolo problema, ti richiedo la linea fra due secondi. Cioè l'impresa mai tentata, poi riusciremo a portarla a termine, ma per il momento la Vespa evidentemente non partiva. Quindi Lucio Zanatto con Nicoletta Rizzetto tra pochissimo attraverseranno il centro di Treviso per farvi vedere proprio diciamo, i punti nevralgici di questa grande adunata. Bottero, le ridò la parola. Una cosa sugli alpini, no? Allora, io che potrei dirvi a memoria tutta la storia della battaglia di Nicolaiesca, tante volte l'ho seguita, no, con mio padre, e posso dire due cose. Gli alpini dalle nostre parti sono quelli organizzati, che hanno cominciato per primi a organizzare il volontariato. Io sono nell'Avis e l'Avis, il mio paese, nasce quasi come una succursale del gruppo degli alpini, no? Queste iniziative le hanno portate avanti, sono stati importantissimi per distribuire e sviluppare il volontariato nelle nostre zone. Personalmente per me è una cosa un po' controtendenza, io sono diventato pacifista visitando gli ossari, contando i morti e guardando quanti anni avevano e perché, ho deciso che la guerra non aveva nessun senso. Era meglio. Allora vediamo di nuovo Lucio Zanatto in diretta dal centro di Treviso, ha risolto il problema della Vespa. Vai Lucio, vai con Nicoletta. Allora, vi devo dire una cosa. Allora, gli alpini mi hanno fatto già il primo scherzo, cioè mi avevano nascosto le chiavi della Vespa, adesso le abbiamo recuperate, per cui ripartiamo subito. Allora, adesso rimontiamo sulla Vespa, vedete la cosa, attenzione, track, attenzione, cominciamo, partiti, ecco, questo è Treviso in questo momento, guardate quanta gente, alpini, cose, questo è il punto dove ci sarà l'ammassamento. E devo dire che l'ammassamento c'è. Siamo venerdì sera, pensate domani sera che cosa deve essere. È già un fiume di gente che si sta movimento. Ne abbiamo di tutti i gusti, per tutti i generi. Permesso, scusate. Grazie. Eccoci qua. Guardate a destra quanta gente. Guarda che movimento che c'è. Tutta gente che saluta. Tutta gente che si sta divertendo, c'è un servizio d'ordine indecepibile per arrivare qui. Abbiamo visto che ci sono state due persone che sono sentite male, sono state già prontamente soccorse, perché evidentemente, come dire, già qualcuno ha cominciato a alzare più di tanto il gomito. E per il resto invece tutto sta scivolando tranquillamente. Questo qui è il punto praticamente di massimo ammassamento, direttore e ospiti e telespettatori di Rete Veneta. Questo è il ponte de Pria, da dove comincerà lo sfilamento vero e proprio. Lo vedete? Eccolo qua, questo è lo sfilamento, questa è proprio la direzione di marcia. Qui cominceranno a, come dire, gli alpini a marciare in fila per 6, se non sbaglio, per 6 o per 8, attenzione, eccoli qua, e comincerà questa strada. Vedete le transenne a destra e a sinistra, guardate a sinistra quanta gente c'è all'interno del centro storico. Ecco qua, e qui abbiamo il resto dello sfilamento che comincia. Ecco, qui comincia vero e proprio la marcia. Questo qui è il primo pezzo, diciamo così, della lunga sfilata che si verrà a creare, diciamo, domenica mattina dalle 8:30, dalle 9 in realtà comincerà lo sfilamento. Il Veneto pare che comincerà a sfilare intorno alle 19, questa è la stima, poi naturalmente dipende dalla situazione che si viene a creare. Come vedete la città è già pacificamente invasa, guardate sulla sinistra quanta gente si sta fermando, mentre qui, ecco, sulla destra, prova a metterla da questa parte, dico, prova a girarla da questa parte, la camera, ecco, perfetto, così, guarda qua, e questo qui continua a essere lo sfilamento, e noi andiamo avanti perché vi faccio vedere, è tutta un'altra zona, eccolo qua. Ecco, qui continua ad essere dalla parte. Vi faccio notare che qui sta cominciando leggermente a piovigginare, anche se dicono che per lo sfilamento il problema non si verrà a creare. Okay, ecco, un attimo solo che adesso arriviamo verso un'altra zona dello sfilamento. Eccolo qua. Ecco.
Eccoci qua. Allora, qui è metà dello sfilamento praticamente. Io adesso ti ricedo la linea perché noi ci spostiamo verso il centro storico e ti facciamo vedere quanta gente c'è proprio in Piazza Duomo e in Piazza dei Signori. Grazie Lucio, grazie, perfetto. Lucio Zanato in Vespa con Nicoletta Rizzetto e con la telecamera hanno fatto vedere, diciamo, la via, insomma, l'arteria lungo cui si snoderà lo sfilamento. Sedimo Gottardo, anche Giorgio Tronca, sentiamo di nuovo voi a questo punto, poi torniamo dall'avvocato Marrone, torniamo dal sindaco di Saletto, di Montagnana. Nel 94 ci fu l'ultima edizione della Dunata trevigiana, quindi 23 anni fa. Rispetto ad allora tutti dicono qui c'è molta più gente e poi si crea occupazione, nel senso che gli esercizi pubblici, baristi e ristoranti hanno fatto assunzioni, 1000 contratti a tempo determinato, ha detto l'ASCOM, insomma, che in qualche modo di questi tempi, no, fa dire, beh, insomma, gli alpini hanno portato anche un po' di lavoro. Gottardo. No, i movimenti di massa, questo è un movimento di massa, apporta con sé sempre degli aspetti di ottimismo. E l'ottimismo crea, certo. È creativo, certo. Quindi anche dal punto di vista economico monetario, questo non c'è ombra di dubbio. E come sono i grandi avvenimenti culturali, i grandi avvenimenti sociali, non sono mai solo avvenimenti culturali o solo avvenimenti sociali. La crisi, quando c'è la crisi e non ci sono i consumi e così via, c'è la depressione. I grandi movimenti hanno sempre un ottimismo anche nella produzione. Ma volevo dire due piccole cose, direttore. Certo. Una che riguardava il referendum, se ne parlerà più volte. Io su questo referendum vedo degli aspetti, dei rischi e degli aspetti positivi. I rischi sono collegati agli aspetti positivi, nel senso che il referendum, come ha detto anche il sindaco prima di Scorsè, deve avere anche un progetto politico. Io mi chiedo, intravedo su questo referendum solo una prova di forza verso lo Stato italiano di propaganda o vedo anche un progetto politico? Questa è la domanda. La mia risposta è che è possibile anche che ci sia un progetto politico, anzi che deve esserci un progetto di pura politica. Perché altrimenti se si fa un referendum solamente strumentale, il rischio è pericolosissimo di bagnare le uniche armi, le uniche pallottole che il popolo ha a disposizione per contare, cioè il voto. Quindi noi non possiamo permetterci di bagnare l'unica arma che ha il popolo, lo spara più. Quindi dobbiamo dire qual è allora l'obiettivo politico vero che si può raggiungere attraverso il referendum. Si vedono, mi chiedo ancora, dei segnali in questo senso? Io dico di sì. Per esempio, quando vedo che sul referendum c'è una certa trasversalità, cioè non è un blocco solo politico, sì e no. Quando parlamentari, per bene, come l'ha Rubinato, che è del PD, autorevole dirigente del PD, è seriamente per referendum, cioè per una sana trasversalità, mi ricorda la via che ha sempre percorso, l'ho detto in altre volte in questa sede, la Catalogna, dove il governo catalano mai ha avuto una maggioranza della regione catalana, dello Stato, regione catalana, che fosse identica alla maggioranza nazionale. Io avevo degli amici molti anni scorsi che erano parlamentari popolari, che erano con il governo autonomo catalano, che però si distinguevano dai socialisti o dei socialisti che erano al governo catalano quando i popolari avevano una maggioranza diversa, cioè le maggioranze erano diverse. Quando la Catalogna andava a trattare quel governo a Madrid, sia i socialisti che i popolari che gli autonomisti catalani tradizionali si trovavano uno schieramento amplissimo. Non erano mai isolati, non c'era la fotocopia maggioranza nazionale e minoranza regionale, come adesso c'è nel Veneto. Il Veneto è una minoranza nazionale, la Pedemontana l'ha ricordato, tu dicono no. No, ma se la maggioranza regionale fosse veramente autonomista, superando gli schieramenti dei partiti, quando tu vai a trattare a Roma, allora mobiliti tutte le forze come fanno i catalani e hanno raggiunto il trattenimento dell'IVA all'80% in questo modo qui. Quindi la trasversalità con cui si conduce
questo referendum può essere fortemente utile, ma deve avere una risposta politica. Deve trasformarsi anche in una maggioranza di governo, che non può essere la stessa di quello nazionale, ma che rompendo proprio le maggioranze anche nazionali, un'unità regionale, diventa forza per la trattativa. Questo è il punto fondamentale. Mi permette una battuta solo sulla commemorazione di Venezia. Sì. Bisogna sempre essere all'altezza della storia quando si commemora Venezia per Bacco, se no si fa una barzelletta, è una farsa, è come se la Raggi volesse essere la reincarnazione di Giulio Cesare. Dai, siamo seri. Siamo seri, questo mi ricorda anche a Brugnaro. Però gli è messa lì, ma no, bravo, sì. No, questo per dire che era una Venezia, era una grande potenza. C'era stato fatto da alcuni, anch'io avevo dato una modesta mano, un progetto che doveva essere sostenuto, oltre che dallo Stato italiano, al Ministero dei Beni Culturali, anche dall'UNESCO, oltre che dall'Europa, per un recupero di tutte le opere d'arte, di tutti i leoni, si dicevamo allora, che ci sono nel Mediterraneo. Abbiamo fatto per anni. Sì, ma poi è andato in dimenticatoio. Cioè, non c'erano più i soldi, più finanziati. No, i soldi si trovano se il progetto tu lo tieni vivo. Se la fiacola la spegni, cioè, è vero che avevate fatto qualcosa, però poi è stato dimenticato. Non è pensabile che la celebrazione se non la si faccia come se fosse così la Raggi diventa la Messalina. No, scusi, Gottardo, allora una torniamo in diretta da Treviso con il nostro inviato Lucio Zanato in Vespa con Nicoletta Rizzetto per le strade della Dunata. Vediamo, a te la linea, Lucio. Sì, direttore, siamo qua. Esatto, qui siamo a Borgo Cavour, come vedete, adesso ci stiamo addentrando verso il centro. Vedete che per essere venerdì sera è già veramente un'invasione. L'altra parte abbiamo visto, la parte dello sfilamento, chi non l'avete visto durante la passeggiata è perché era sostanzialmente lungo le mura dove ci sono tutta una serie di opportunità per gli alpini. Ed è, devo dire che in questo momento sicuramente, direttore, Treviso insomma sta, come dire, monetizzando quello che è un anno di preparazione della sfilata degli alpini. Come cominciate a vedere, si sta sempre di più assepando la serie di persone che stanno che si stanno portando verso il centro. Noi cerchiamo ovviamente di svicolare per quanto possibile. Devo dire che c'è qualche goccia di pioggia, vedete che c'è gente con l'ombrello, però sapete che la pioggia non scoraggia gli alpini, e come cominciate a vedere c'è veramente tanta gente in passeggiata in città, però tutto tranquillo, ripeto, e quindi un'ottima occasione anche per chi ci sta seguendo da fuori Treviso, da fuori provincia di Treviso, per pensare magari anche a domani sera a venire a vedere che cos'è la Dunata di Treviso, perché ne vale veramente la pena. Ecco, guardate qui che assembramento di gente. Noi cercheremo, come dire, di entrare per quanto possibile, ma evidentemente più ci si addentra verso il Duomo più la situazione diventa, come dire, difficile da gestire anche con la Vespa, figurarsi in macchina. Quegli unici mezzi che riescono a passare sono i mezzi di soccorso, ma solo perché ovviamente con le sirene riescono ad aprirsi, a farsi un varco, e anche un po' con difficoltà. Devo dire che i servizi di sicurezza, quindi anche di sicurezza sanitaria, ce ne sono tanti appiedati, per cui se c'è qualche situazione problematica ci si arriva prima a piedi che non con l'ambulanza o con delle altre formule di assistenza. Come vedete, la gente si sta divertendo e noi ci stiamo avvicinando sempre più verso il Duomo e verso Piazza dei Signori, che è un po' il cuore della città, dove tra l'altro, direttore, domani sera condurrai anche lo show della Dunata, proprio dedicata, cioè lo show del sabato sera dedicato alla Dunata, con ospiti e soprattutto con tanta gente che verrà a trovarci proprio in Piazza dei Signori, nel cuore della città. Come vedete c'è sempre più gente, si sta veramente riempendo tutta la strada. Qui siamo fuori, zona di sfilamento, qui è proprio la passeggiata della gente per la gente, soprattutto degli alpini che si vogliono trovare tutti quanti assieme. Come vedete sempre più gente sta facendo avanti, noi stiamo cercando di proseguire e vorrei farvi vedere e concludere questo collegamento con Nicoletta, perché qui stiamo arrivando al vero e proprio muro umano. Se Nicoletta riesce ad alzare, vediamo se riusciamo a far vedere, questa è l'infilata di
Calmaggiore, anzi scusate, di via Canova che porta verso Calmaggiore, e qui ovviamente andare contro corrente, perché vedete quanta gente si sta muovendo in questo venerdì sera di adunata a Treviso. Grazie Lucio, grazie Lucio, grazie Nicoletta Rizzetto per ottimo lavoro in Vespa, non è difficile commentare qualcosa guidando, portando la Vespa con una telecamera alle spalle. Grazie molte, veramente domani saremo in Piazza dei Signori con Antenna 3 Nord-Est in diretta anche lì per darvi conto di quello che accadrà. E con molti ospiti, il sindaco Giovanni Manildo, ci sarà spero, ci sarà anche Giancarlo Gentilini, lo sceriffo, che ovviamente sarà presente anche durante lo sfilamento. Grazie ancora per queste immagini, per questo servizio. Dai TG nazionali scopro che la Serracchiani, che è la governatrice Friuli Venezia Giulia, è diventata razzista dopo il caso di stupro a Trieste. Deborah Serracchiani ha commentato la violenza carnale ai danni di una 17enne triestina compiuta da un iracheno che richiedeva asilo politico, che ha chiesto asilo politico, ha detto che è particolarmente riprovevole che sia stato un migrante che chiede asilo, e questa frase è stata considerata diciamo grave, e qualcuno ha detto ma come la Serracchiani è diventata leghista, insomma una bufera su questa. Sì. Cioè, la cultura di un pakistano, di un iracheno rispetto alla donna non è quella dell'Occidente, cioè è una sciocchezza quando li facciamo arrivare in quelle condizioni. Se tu pensi che per loro una donna, tu vai in Afghanistan, la donna vale meno di una capra, tu vai in Pakistan, cioè, non è che... Cioè il problema non è che la Serracchiani si deve svegliare adesso, il problema è accettare, aver delegato le organizzazioni non governative adesso di andare a 10 miglia dalla Libia, infatti non ci sono più scafisti, non c'è più niente, li mettono sopra dei gommoni prodotti in Cina, tutti uguali, che hanno la possibilità di fare massimo 12 miglia, appena partono, parte l'SOS, certo. Sono pronti a riceverlo, perché? Il procuratore di Catania continua a insistere. Perché non è scemo? Ecco, mi fermo qui. Sì, no, volevo chiedere anche sentire l'avvocato Marrone su questo, no? Sui migranti, sulle emergenze che non sono più emergenze, sono realtà. Poi, sicuramente non è questo il modo di risolvere il problema. Adesso abbiamo una realtà che sta scoppiando, bisognava purtroppo pensarci prima, ma non facciamo un ragionamento dietrologico, vediamo che cosa si può fare adesso. Adesso si può soltanto bloccare questo flusso in partenza, perché in arrivo abbiamo visto che la situazione è assolutamente ingestibile, ed è ingestibile perché ci crea un problema di ordine pubblico, perché ci creano delle realtà come quelle di Cone e Conetta, in cui le persone, i veneti, non riescono neanche a uscire da casa perché c'è questa realtà che li opprime. Sicuramente è un problema che va affrontato e che va risolto, ma finché non avremo il coraggio di dire che questa gente non può arrivare, l'Italia non può essere un imbuto universale che riceve chiunque. Il perseguitato è il perseguitato, ma il migrante economico è un migrante economico, non è una persona che ha bisogno dell'aiuto perché sfugge da una guerra o perché se torna in patria lo mettono al muro. È un flusso migratorio che va gestito, ma fino adesso non solo purtroppo non siamo riusciti a gestirlo bene noi, ma non ci siamo trovati neanche in un organismo europeo che ci ha dato una mano su di questo, perché a me delle volte fa sorridere quando ci dicono che l'Italia salva l'onore dell'Europa e ci danno tutto questo incenso. Sì, ci danno l'incenso, però poi il problema resta nostro, resta soltanto di questo povero Stato che già è con le lacrime agli occhi per l'economia e più deve anche sopportare problematiche di questo genere. Sicuramente il cittadino normale non riesce a capire come mai se va in Abruzzo ha ancora il terremotato nella casetta. Però il profugo deve essere sistemato nei migliori dei modi, e se poi
anche gli dai del cibo che non gli va bene, te lo rifiutano come molte volte è successo. Queste non sono cose che il cittadino capisce, sinceramente non le capisco neanch'io, perché ci vorrebbe un modo diverso di affrontare questo problema, ma ci vorrebbe anche il coraggio politico di affrontarlo, cosa che invece non vedo. Allora, prima di andare in pubblicità, Bottero voleva dire, poi torniamo dal sindaco e anche da Tronca dopo la pubblicità. Su questa cosa della tratta degli schiavi, questi ragazzi che partono dal loro paese pensando delle cose, indebitandosi, e durante tutto il viaggio vengono valorizzati dalle varie mafie finché arrivano qui, e poi ci pensano quelli che anche durante l'intervista, no, che è passato tante volte, hanno detto non sta più a vendere droga che è già pericoloso, vieni con me che qui i negri se fa piscare è anche legale. E sono d'accordo con quello che diceva l'avvocato, ma pensate una cosa, al di là della cultura, un ragazzo di 20 anni che viene qua, no? Io quando avevo 20 anni che avevo morosa, il terzo giorno che non la vedevo mi veniva mal di testa, cioè vedere, e questi qua, a pensare alla compagna, penso, allora, la fotografia deve poco, allora il problema qual è? Bisogna essere seri, questi qua bisogna fermarli là, che è la cosa più semplice, dicendo quello che succede, e bisogna prendere quelli che sono qua e portarli a casa, perché questo non si sta facendo. Quanto all'Europa che dice bravi bravi, mi par quello che dice armiamoci e partite, no? Pensa che ti che mi dopo vengo. Allora ci prendono anche per i fondelli, ma anche noi abbiamo provato a dire li portiamo qua, dopo scappano, vanno al nord, tanto noi cosa ce ne frega. Abbiamo essere seri, questi qua vanno presi, riconosciuti e rispediti, presi, riconosciuti e rispediti. Non si possono spedire in Libia perché li coppa, però quelli che sono ghanesi, quelli che sono nigeriani, quelli che sono di stati che non sono in guerra, torna a casa sua. Cioè, ma con tutto, come si dice, la simpatia, perché questo che stiamo facendo... Questo che stiamo facendo, stiamo creando e stiamo importando a caro prezzo i futuri abitanti delle nostre future favelas, giusto per stare in tema di sudamericanizzazione, no? E non abbiamo i soldi per rispondere a quel signore che ha scritto prima che viene sfrattato di casa. Oh, noi se arriva uno che non ha i documenti, 1000 euro al mese ricatemo, no? Una famiglia che ha i documenti, niente. Cioè, questo è uno di quei peccati che grida vendetta davanti a Dio. Ah, certo. Allora, Trevisani, dove sono i tricolori delle vostre vie? Da Pordenone, guardi che ce ne sono, sono dappertutto, eh? Sì. Pavesata, sì. Anche troppi di qualcuno dice qua. Non... Invece è una polemica ancora della Donazzan con il sindaco di Bassano. Donazzan dice a Bassano non ci sono stati, non sono state esposte le bandiere che la città degli Alpini per antonomasia dovrebbe esibire, dovrebbe appendere in giro per la città. Allora, grazie, andiamo in pubblicità pochi istanti, grazie per i moltissimi sms, torniamo subito, state con noi, abbiamo ancora una ventina di minuti, grazie.